dell'urlo della vittoria strozzato in gola, ha fatto piumare questo 1-1 che si finisse 0-0. La cosa che fa male è che non abbiamo vinto oggi. 0-0, 1-1 sarebbe stato uguale per me, perché non avremmo vinto. Prego. Qui da fuori ci chiediamo perché non giochi tu fondamentalmente dall'inizio, quindi l'unica domanda che possiamo fare è se stai bene o se hai dei problemi fisici. No, io sto bene, è un certo del mister e così io quando do sempre il massimo in allenamento e quando entro in partita, poi sceglie il mister, se sceglie così è che per lui è la cosa meglio da fare. Matteo, qual è il ruolo nel quale giochi ti trovi meglio? Dietro le punte partendo centrale, partendo largo a sinistra, partendo largo a destra? Dipende dalle partite, perché dipende dalla squadra che ha contro chi giochiamo e com'è la partita, non posso dire. E secondo te perché il Brescia ha regalato il primo tempo, la brutta del primo tempo, perché il primo tempo effettivamente è stato forse il più brutto Brescia delle partite dell'era di Corinto? Non lo so, è vero che siamo partiti male, ma è una cosa che è successa, che può succedere. Poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto meglio, siamo cresciuti e abbiamo fatto gol, ma sì, non siamo riusciti a ottenere la vittoria che ci avevamo. Ci credete ancora nella promozione diretta? Certo che ci crediamo, noi daremo tutto noi stessi per farlo e vedremo cosa è successo. Sapevate i risultati, no, del pomeriggio, che la Cremonese aveva perso, sapevate? Sì, lo sapevamo, certo che abbiamo guardato, ma per me non ha fatto differenza. Sì? Non c'è la differenza. Non c'è la differenza. Un'altra cosa, alla fine questo pareggio nel spogliatoio c'era una delusione, immagino, tra voi. Credi che ci sia la forza invece per, come hai detto, giocarsi anche le ultime due, perché comunque, anche se non dovesse essere promozione diretta, il posto playoff è molto importante, arrivare più in alto possibile. Sì, lo sappiamo anche questo, e noi, come ho detto, daremo tutto fino alla fine per se possiamo andare salire direttamente o avere il posto migliore per questi playoff, perché sappiamo che è importante finire terzo, quarto. Tu con Ajaccio hai già perso un playoff, giusto? No. Allora sì, ho perso il primo anno che ho fatto in professionista. Ma playoff? Sì, playoff, ma non è come in Italia, differente. Noi l'ultima. Sì, ci sono i playoff prima tra i terzi, quarti, quinti di Serie B e poi quello che vince. Vai contro quello della... Sì, e noi abbiamo perso contro... Perso contro la terz'ultima della Liga. Sì, sì. Ultima cosa, anche perché non so se ti rivedremo in sala stampa molto presto, cominci a sentire qualcosa per l'anno prossimo? No, io non mi preoccupo di questo. E non sai se il Brescia ha intenzione di riscattarti? No, forse ci dobbiamo discutere più avanti. Adesso ti sei trovato bene qua, Brescia? Sì, per me è stato la migliore stagione che ho fatto e sì, mi sono trovato bene. Faccio finire una bella cosa, raccontaci il gol, perché è stato bello e boato dello stadio fantastico. Non ho fatto. Dico, se ci racconti il gol, perché è stato molto bello, c'è stato un boato dallo stadio che era tempo che non sentivo. Sì, perché su questo gol io pensavo di dare la vittoria alla squadra che ci tiene tanto e c'era un bel momento. Sotto la curva di più era bello. Avete sentito comunque un incitamento maggiore rispetto alle altre volte? Cioè c'era più gente, c'era più calore? Ah sì, questo è una cosa che ho detto sulla panchina quando sono entrato. Quando ero sulla panchina oggi c'era più gente di solito e questa è una cosa che ci serve comunque. Grazie. Grazie.